Una premessa, io ho diretto per 3 anni la scuola preparatoria del Teatro Stabile di Torino e alla fine dei 3 anni i 21 diplomati, sono diplomati in 21, hanno pensato facciamo noi una compagnia perché nei 3 anni io avevo cercato di dare un certo tipo di indirizzo, insomma. Oggi quelli che fanno gli attori, ma un po' tutto, no? Ma soprattutto in una scuola per attori. La formazione è verso il provino, cioè si formano dei provinomani. Questo è. Poi uscire dal tunnel della provinomania è terribile, è una malattia. E quindi sei abituato a pensare di pestare piedi, di sgomitare, di farti spazio. Comunque sempre da solo. Quando ho cominciato io al Laboratorio Teatro Settimo, andare ad una scuola di teatro per i più era disonorevole. Ad un certo punto una delle ragazze del laboratorio del Teatro Settimo ha detto: beh, io vado alla scuola del piccolo, ed è stata radiata con infamia. E sì, perché quello rappresentava proprio il teatro borghese, cioè rappresentava tutto quello che noi non volevamo sapere. Noi facevamo teatro per non fare quella cosa lì, ma anche per non fare quello che succedeva in quel teatro lì in termini di ricaduta sociale, cioè la produzione di modelli borghesi, di relazioni assolutamente di classe, no? All'epoca era di classe, e quindi noi intanto facevamo Brecht, non volevamo saperne di nient'altro, insomma, questa qui era la cosa, e tutto ci spingeva a creare comunità. Noi quando abbiamo fatto il laboratorio del Dottor Settimo, il nostro sogno all'inizio era di fare una cooperativa, l'abbiamo fatta poi nel 1982 e siamo stati per una decina d'anni, più di una decina d'anni, una vera cooperativa. E quindi esistono alternative, anche se adesso c'è quest'Italia banditesca, cioè fondata sui bandi, che è terribile, cioè che è la morte civile proprio. E quindi queste generazioni credono che questa sia l'unica possibilità di relazione, sia l'unica possibilità di regolamentazione della vita sociale. No, non è così. Ci sono altre possibilità. La prima di queste è che l'unione fa la forza, quindi mettersi insieme è un'alternativa valida. Io ho cominciato a insistere sulla questione il primo giorno di scuola e sono andato avanti 3 anni a cercare di insegnargli questa cosa qui. Per questo mi hanno cacciato dalla scuola, dalla direzione della scuola, e Sovversivo. il modello che era stato proposto sta funzionando alla grande, molto più di quanto io stesso potevo pensare. E quindi l'idea che se ti metti insieme, fai delle cose interessanti e poi decidi, sei padrona del tuo destino, non è che vai a fare i provini e poi devi. Quando la raccontano loro, ti dicono, parlando Erika, dico, ah, devo andare, c'è un ruolo di Giulietta, quindi io devo andare a contendermi il ruolo con Eva, con cui abbiamo condiviso 3 anni, e poi adesso siamo nemiche perché dobbiamo bisticciare per contenderci il ruolo di Giulietta, cioè questa roba non esiste. E quindi stanno rifiutando tutto questo, ma non è facile perché tutto il mondo rema contro. Mentre quando io ho cominciato, tutto il mondo ci spingeva in questo, tutto il mondo, adesso lo sto dicendo. Gli ambienti culturali ti spingevano nella direzione della cooperazione, della solidarietà. Adesso tutto spinge nella direzione dell'individualismo, della Competizione. competizione sfrenata, perché competizione ce n'è sempre stata, anche positiva, voglio No, dire, no? certo. Cioè, ma la competizione per la competizione è terribile. E Quindi quindi questo è questo. stato. Quindi è nato PEM, questa compagnia, che è un'impresa sociale. Si chiama PEM, che vuol dire Potenziali Evocati Multimediali, e facciamo spettacoli. Ah, poi quando hanno fatto questa cosa mi hanno chiesto di diventare socio. A me e a Tarasco, che è il mio storico collaboratore, io ho accettato a due condizioni. La prima era di non avere nessuna carica, infatti la presidente Erika Nava, che ha 24 anni adesso, cioè una ragazza giovane, e poi a patto che si rimanesse under 30 nonostante la presenza mia e di Tarasco. E di fatto, nonostante la presenza mia e di Tarasco, si rimane su. E
27,5, credo che adesso siamo a 28 perché anche loro crescono.